sono appena tornato dalla per vedere per fare l'impianto gas. Allora lo vorrei mettere al posto della ruota di scorta. E sono stato al ho chiamato la Darmot e volevano 2000 sloty, cioè 500 euro solamente per spostarmi, per togliere il bombolone che ho da 100 litri, sostituirlo con uno sotto la, al posto della gomma di scorta, no? Al posto della gomma di scorta metterne uno da 70 litri, 75 litri. E mi hanno sparato un prezzo di 500 euro. Vabbè, in base a questo prezzo vado a chiedere da un'altra parte e vediamo quanto mi prendo. E questo mi prende inclusa la tanica 900 sloty, il che mi vale 230 euro. Non solo, per andare alla Darmot mi ci vogliono 500 km e 2 giorni in albergo, perché loro lo montano in 2 giorni. Questo che è a 12 minuti da casa fa in una giornata. Cosa devo fare? La porto lì. E la Darmot tanta pubblicità, ma sono dei ladri, dai. Anche perché è con poca competenza, sì, hanno tanti progetti, Watts, Monster, eccetera, però io dico, avevo delle casse della musica da mettere, mi hanno messo 2 miserabili cassettine per un ambiente così grande, mi hanno messo delle casse della 126, capisci? Cioè, e si sono fatti pure pagare, hai capito? Vuoi anche la radio? Ma cioè l'antenna, vuoi anche l'antenna? Vabbè, guarda, se me lo dici così ti dico, vabbè, l'antenna non mettermela, però no, cioè fammi una cosa fatta bene subito. È vero, io ho comprato la mia radio da Wish, no? Però funziona, it's ok. Però dai, mi hai messo delle casse veramente barbate, cioè proprio le devo togliere, non riesco neanche a sentire la musica. Se devo sentire la musica così, no? Non la sento nemmeno, cioè per un ambiente così ci va una, capito? Una delle casse che valgano la pena, non queste puzzolenti, miserabili cassettine. Si vede? Dai. Si è vista? Dai. Ma che cos'è? Ma porca miseria. Cazzo.
Gastone, artista cinematografico, danseur, diseur, friseur, canteur, chasseur, blagueur, artista del varietà, il divo del varietà, conquistatore di donne a getto continuo, uomo che emana fasci. Gastone, son del cinema il padrone. È una satira afferrata al bell'attore fotogenico, affranto, compunto, pallido di cipria e di vizio, vuoto, senza orrore di se stesso. Gastone, ho le donne a profusione e ne faccio collezione. Sono sempre ricercato per le firme più bislacche, perché sono ben calzato, perché porto bene il frac, con la riga o il pantalone. Gastone, tante, mi ripeto, non sei elegante, bello, non ho niente nel cervello, raro, io mi faccio pagare caro, specialmente alla pensione. Autore, interprete del suo repertorio, creatore. Creare significa mettere al mondo qualcosa che prima non c'era. Io sono un creatore, un inventore. Vengo da una famiglia di inventori, di creatori. Mia sorella, Lina, è una creatrice, tutti lo sanno, Creolina. Mio padre ha inventato una macchinetta per tagliare il burro, una sciocchezzuola, un pezzettino di legno con un fil di ferro. Mia mamma aveva studiato economia, aveva il senso del calcolo fino alla genialità. Figuratevi, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone per risparmiare il gas, capito? Anche mio fratello è un inventore. E adesso ha inventato un apparecchio per la distruzione delle zanzare, un piccolo aggeggetto, si carica, si applica fuori dalla finestra e fa psss, la zanzara che si trova all'interno della stanza, sentendo fare psss, psss, esce di fuori, si approfitta di quel momento, si chiude la finestra, è finita. È finita lì. È irrimediabilmente finita. Gastone. Io sono molto ricercato, ricercato nel parlare, ricercato nel vestire, ricercato dalla questura. Sono un grande musicista, canto, ballo, trasporto. Gondran mi voleva. Come musicista dovevo andare a Londra a musicare l'orario delle ferrovie. E poi sono un grande nella dizione, il fine dicitore, il cantante aristocratico. Ora vi faccio sentire tutto il succo del mio ingegno con un saggio della mia dizione. Vi prego, fate bene attenzione a quello che... Non fermatevi alla superficie, guardate bene quello che c'è dentro, quello che c'è sotto. È il mio motto, sempre più dentro, sempre più sotto. Fate bene attenzione a questo mio soliloquio così denso di pensiero. Non fermatevi alla superficie. Se l'ipotefosi del sentimento personale, prostergando i prolegomeni della subcoscienza, fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo alla genesi delle concomitanze, allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea, che non sarebbe altro che la trasmificazione esopolomaniaca. Che ve ne pare, eh? Che bel talento, ma io non ci tengo né ci tesi mai. Ogni cuore accende ardo, perché c'ho gli occhioni belli. Non ho le basette alla Bonardi, c'ho gli occhioni belli. Non ho i gesti alla Borrelli. Bice, solo lei mi fa felice.
Gemma, ama solo la mia flemma. Rina, lei per me la cocaina. Se la prende a colazione pensando a Gastone. E scattano gli applausi spontanei.